Tutto in poche ore. Annuncio del risultato elettorale. Il discorso di Daniele Natalia da sindaco rieletto. Il regolamento dei conti all'interno del PD. Dove volano stracci e coltelli Paolo Carnevale, la stampa serve chi è governato, non chi governa. Da una parte la gioia della vittoria, con tanto di fascia indossata, discorso alla città e rito con parenti e cittadini. Dall'altra stracci e coltelli volanti, con una nota che sa di assestamento, spiegano i nodi che, dopo tanto, sono tornati al pettine. È successo tutto in poche ore ad Anagni. Da una parte ovviamente il centrodestra di Daniele Natalia, dall'altra parte il Partito Democratico, che è arrivato alla resa dei conti finale con i disertori e i Cardinals dopo una lunga fase di separazione in casa. I due sindaci, la proclamazione di Daniele Natalia. Partiamo dalla storia di Daniele Natalia. Poche ore fa, infatti, all'interno della Sala della Ragione, si è svolta la cerimonia ufficiale di proclamazione dell'elezione del nuovo sindaco. Neo, per così dire, visto che questo sarà il secondo consiglio da sindaco di Daniele Natalia, dopo la conferma arrivata a furor di popolo nel ballottaggio che si è tenuto domenica e lunedì scorsi. C'era solo il voto da ratificare con il sigillo della commissione elettorale, che è arrivato questo pomeriggio alle 1635. Con tanto, come detto, di applausi e presa di possesso della fascia tricolore. Nel suo intervento il sindaco ha voluto riconfermare tutto il suo impegno nei confronti della città, precisando che se la prima volta è stato eletto soprattutto sulla base della fiducia personale, la riconferma è, ovviamente, il premio per il lavoro svolto. Da qui l'impegno a darsi da fare per lasciare un Anagni migliore quando il suo impegno con la città sarà definitivamente terminato. Il totale è arrivato. Daniele Natalia ora riprende l'attività amministrativa per il sindaco. E iniziano anche le trattative per la composizione del consiglio comunale. Non sarà una partita facile da risolvere in pochi giorni, visto che Natalia dovrà bilanciare una serie di questioni, tutte legate ai rapporti di forza tra i partiti e le liste civiche che ne costituiscono la maggioranza. Che, tra l'altro, ha registrato anche il consigliere più eletto di tutta la storia delle elezioni anagnine, ovvero Riccardo Ambrosetti. Per molti, un trionfo che potrebbe catapultarlo dritto all'affare. Anche se più di qualcuno fa notare che in questo caso Ambrosetti dovrebbe lasciare la carica di consigliere provinciale, cosa che probabilmente non sarebbe disposto a fare così in fretta. Tra gli altri nomi che emergono c'è quello di Donatello Cardinali, nominato consigliere negli ultimi mesi della precedente conciliazione. E ciò potrebbe essere confermato grazie al suo successo elettorale nella lista di identità anagnina. Ma devono avere spazio anche realtà come Lega, Cuori Anagnini e Idea Anagni. Un gioco da fare con Cencelli, che Natalia ha dimostrato di saper gestire da vera democristiana. Gli stracci volano al